nessuno, sarà una cosa impossibile. Eh? E poi parliamo. Se tu mi dici quando andiamo? Questa è la croce di Monsignor Romero che mi fu data dal vicario generale dell'arcidiocesi di San Salvador quando presi l'incarico di postulatore della causa di beatificazione, come aiuto, proprio perché nessuno pensava che questa causa poteva essere, diciamo, accolta a Roma e soprattutto arrivare sino a conclusione. Sì, cinque, se no facciamo cinque, cinque. Fatto il processo a San Salvador con testimoni, eccetera, di questo sono arrivate le carte qui a Roma, le abbiamo esaminate, abbiamo fatto esaminare e negli ultimi tempi, prima la commissione dei medici all'unanimità ha riconosciuto l'inspiegabilità di quanto accaduto, la commissione dei teologi ha verificato la concomitanza della preghiera e hanno dichiarato la congregazione delle cause dei santi ha approvato questo procedimento e ieri il Papa ha confermato. Perché l'Evangelii Nuntiandi, come per Papa Francesco, così per. Questo marito che aveva la moglie incinta e che stava però avendo molti problemi. Vede questa beatificazione, prende il santino che stava in una Bibbia, l'immaginetta, e comincia a pregare Romero, questo uomo che aveva radunato nella piazza, nelle strade, circa 700-800 mila persone. E lui comincia, non è un uomo particolarmente praticante, a parlare di Romero. Ah, no, figurati. Perfetto. La moglie si aggrava sempre più, fino a che all'inizio di settembre, ormai quasi disperati, i medici a questa donna fanno il parto cesareo, perché altrimenti sarebbe morto anche il bambino, e ritenevo che per lei era ormai finita. In quei giorni gli amici di lei, credenti, iniziano una preghiera al Beato Romero perché aiuti questa donna. E dopo 5 giorni, in maniera del tutto inspiegabile, questa donna inizia a star bene e guarisce totalmente. Casuale, o comunque non ci deve essere due. E questi tre, due in cielo e uno sulla terra, si trovano strettamente uniti. Ed io mi auguro che la canonizzazione avvenga a San Pietro durante il Sinodo dei Vescovi, perché Paolo VI e Romero diano una grossa mano a Papa Francesco. Come dire, cioè, quando.